Una famiglia, dove sei accolto anche se ti esprimi male, se non sai parlare, dove trovi un abbraccio perché lo ha chiesto il tuo sguardo. Giovedì 12 novembre è stata questa la famiglia che ha raccontato di sé a Papa Francesco in un tripudio di battimani e commozione. In aula Paolo VI si è riversata una parte considerevole dell'opera fondata da San Luigi Guanella, uno dei grandi apostoli sociali dell'Italia a cavallo tra l'Otto e il Novecento. E con responsabili, animatori e volontari c'erano loro, i malati, quelli che Don Guanella chiamava i poveri nell'ingegno o nella salute o nelle sostanze, che hanno raccontato a Francesco in che modo la casa della Divina Provvidenza li abbia accolti con calore. Lo stesso amore paterno, ha affermato il Papa, che Dio nutre per ogni persona. Se siamo distanti da Lui, veniamo ad essi. Quando ci avviciniamo, siamo abbracciati. Se cadiamo, ci rialza. Se siamo pentiti, ci perdona. E desidera sempre venirci incontro. San Luigi ha tanto creduto in questo amore concreto e provvidente del Padre da avere spesso il coraggio di superare i limiti della prudenza umana pur di mettere in pratica il Vangelo. Per lui la provvidenza non era una poesia, ma la realtà. Don Guanella, ha ricordato Francesco, si fidava di questo Dio provvidente e misericordioso, senza cadere nell'inganno di ritenerlo più un padrone che un padre. E poi guardava sempre a lui, ricevendone in dono il saper guardare a propria volta non in modo miope, come chi non vede più in là del proprio naso, né nel modo presbite di chi è capace di aiutare chi è lontano, ma non di chinarsi su chi gli è accanto. Nel mondo non mancano mai i problemi. E il nostro tempo conosce purtroppo nuove povertà e tante ingiustizie. Ma la più grande carestia è quella della carità. Servono soprattutto persone con occhi rinnovati dall'amore e sguardi che infondano speranza, perché l'amore farà trovare modi e discorsi per confortare chi è debole, diceva ancora il vostro fondatore. E, ha sottolineato il Papa, c'era un terzo verbo caro a Don Guanella, affrettarsi, lui che sempre amava ripetere «chi dà ai poveri, presta a Dio». Come il Padre è delicato e concreto nei riguardi dei figli più piccoli e deboli, così anche noi non possiamo far attendere i fratelli e le sorelle in difficoltà, perché, sono sempre parole di Don Guanella, la miseria non può aspettare e noi non possiamo fermarci fino a quando ci sono poveri da soccorrere.